arrivati alla fine di questo lungo viaggio, un viaggio che abbiamo iniziato nel mese di dicembre con le primarie del centro-sinistra, le primarie che ci hanno visto confrontarci sul programma e che hanno visto un vincitore, Peppino Ranalli. Essere qui è per testimoniare questa grande vicinanza. La nostra è una sfida fatta di città e di Europa, e in mezzo c'è una grande sfida, la sfida di costruire una regione d'Europa. È con noi Luciano D'Alfonso. ...152 anni fa, in questa piazza, i sulmonesi si sono recati a fare un gesto di democrazia, a compiere il plebiscito che ha unito questa terra alla nostra nazione. In questi 152 anni hanno reso grande la nostra città, da Panfilo Serafini fino ad arrivare a Madre Teresa di Calcutta, cittadino onorario di questa città. A testimoniare la spinta da parte di tutti noi affinché Sulmona torni finalmente una città che ha voglia di uscire dall'isolamento nel quale è andata, da uscire dalle contraddizioni e da una crisi anche economica che non merita. I servizi devono stare nei territori, negli ambiti, non possono essere certamente abbandonati a se stessi. Tra tanti sindaci ci abbiamo anche il Presidente della Regione, e quindi sappiate che in questo momento stiamo facendo una squadra di coloro che stanno davanti ai cittadini. Una partecipazione, di un lavoro a sistema tra tutti noi, non invece a vivere in modo isolati, ognuno a difendere il proprio campanile. Questo non ci porterà lontano. Soprattutto saremo insieme alle nostre popolazioni, e tu sicuramente lo sarai, perché conosciamo il tuo impegno e la tua passione soprattutto per questa città. Oggi c'è anche il concetto di solidarietà, la gente capisce, sa che attraversiamo questo momento e vuole vedere da noi il massimo. Quindi io serenamente tutte le mattine mi guardo allo specchio e sono contento, perché so che più di così non potevo dare. Ha un'esperienza da sindaco e sa cosa significa governare un territorio, sa come mettere in rete diversi territori, e sono convinto che con Peppino riusciremo, e con Luciano riusciremo a fare tutto questo. Grazie. E il compito di lanciare il futuro governatore ce l'ha Tio Di Mattia per un minuto. Sono qui per dare il mio augurio, per dare un grosso in bocca al lupo a Peppino Ranalli. So che hai fatto le primarie come me, e le primarie sono garanzia di successo, e quindi veramente ti faccio in bocca al lupo, perché con la tua pedina qui a Sulmona, con tutta la rete degli altri sindaci, sono sicuro che il centro-sinistra fa un bel risultato anche con Luciano D'Alfonso, prossimo governatore. A presto. Grazie a Peppino Ranalli. Grazie amici, concittadini. Abbiamo a cuore il futuro di questa città. E questa frase non è mia, ma è scritta in un programma elettorale, che è quello di Fulvio Di Benedetto, a cui vi invito a fare un grosso applauso. Noi abbiamo ascoltato in questi giorni, abbiamo parlato con le persone, abbiamo parlato con le associazioni di volontariato, con le associazioni sindacali, con gli imprenditori, con i commercianti. C'è una grande voglia di riscatto, un po' come quella del 1957, quando qualcuno ha detto andiamo, siamo pronti, ma l'ha fatto in un altro modo rispetto ad oggi. Oggi i tempi sono cambiati. Noi abbiamo un grande problema che la politica non ha risolto in questo territorio, è la perdita di rilevanza di Sulmona all'interno di un rapporto, di una rete di rapporti economico, sociale, politici, istituzionali, che hanno in qualche modo isolato questo territorio, che riguardano soprattutto una riorganizzazione della macchina comunale in termini di efficienza, di velocità delle procedure amministrative, del personale. Ci permetterà di velocizzare e quindi di fare una politica
della residenza, perché il nostro problema è che abbiamo un ospedale, una sanità che è in forte difficoltà, perché insieme abbiamo condiviso delle battaglie sul tribunale con le iniziative che sono state prese dal governo precedente. Abbiamo bisogno di dare corpo a quella delibera dell'area di crisi di Sulmona, che è rimasta vuota nei contenuti economici. Questo è il vero dramma di Sulmona: manca una prospettiva di crescita, di sviluppo, una speranza per i nostri giovani e per le famiglie che oggi vivono un momento di difficoltà economica che si acuita anche dopo il sisma del 2009, di cui L'Aquila è stata colpita. Ed è per questo che noi abbiamo lanciato delle linee per il recupero. Io ho detto che bisogna riaprire due fabbriche qua su Mone, che sono la fabbrica della cultura e la fabbrica del turismo. Ecco perché ci siamo battuti in consiglio comunale per essere vicini all'Aquila come capitale europea della cultura. Stefania l'ha fatto quando ci fu la delibera dell'area di crisi, anche le altre amministrazioni, e anche Luciano, che forse ha una visione più larga di quello che può essere un'attività amministrativa, che apre i rapporti anche con attività che sono transfrontaliere, non solo quelle nazionali e regionali. Sulmona sarà presente, il sindaco di Sulmona sarà su quei tavoli, il sindaco di Sulmona sarà pronto a combattere una battaglia per la sua città, per tutti i cittadini di Sulmona, soprattutto per i giovani che in questo territorio oggi non vedono più uno percorso di sviluppo, ma soprattutto un momento per stare in questa città. Sono stati per troppo tempo dimenticati, la Sulmona che forse si ricordava qualche tempo fa. Su questa battaglia siamo pronti, su questa battaglia noi ci saremo.